Sono le immagini della festa della Repubblica in piazza del Plebiscito, dove le autorità, le forze armate e le associazioni dei combattenti erano presenti alla cerimonia dell'alzabandiera e delle consegne dei riconoscimenti a militari e civili. È un monito, un imperativo categorico morale a ognuno di noi di lottare ogni giorno, a cominciare dai più giovani, per difendere i valori di libertà, solidarietà, uguaglianza e fratellanza. Noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, difendiamola con i denti, con forza, con grande passione. E Napoli è una città che ha in sé i valori di libertà e di solidarietà. È una grande città internazionale, una città che accoglie, una città che apre le braccia a tutti. E vedere una piazza così bella e soprattutto riempita, come vedrete tra breve, dalla musica, dell'orgoglio della nostra città, che sono i nostri giovani, ci riempie il cuore di orgoglio e ci carica di energie per lotte sempre più difficili. Ed oggi apre anche la fermata della linea 1 della metropolitana di Napoli di Piazza Municipio. Con un biglietto celebrativo ed una corsa gratuita, ma anche con la scoperta di una lapide in memoria di Salvatore Renna, l'operaio di 41 anni di Bosco Reale che ha perso la vita in un tragico sabato pomeriggio del 20 settembre 2014, precipitando da 20 metri di altezza mentre lavorava nel cantiere. E non è un caso che l'abbiamo voluto ricordare oggi, non solo perché entra in funzione questa stazione, ma anche perché è la festa della Repubblica. La Repubblica, dice l'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fin quando non ci sarà lavoro per tutti, un lavoro sicuro, un lavoro dignitoso, questa Repubblica non è ancora tutta compiuta.